vi lascio con qualche immagine dimostrativa. Ecco, queste sono monachelle che ho realizzato io, vedete, sono monachelle normali, però hanno questa particolarità dell'asola, hanno un'asoletta avvolta nel filo e quindi tridimensionale che io non potrò martellare normalmente, mentre martellerò la parte più estesa, più lunga della monachella. Farò in questo modo, appoggerò la parte più estesa sulla base per martellare. Tenendo lontana dai colpi dei martelli l'asola avvolta, vedete, tenendola fuori perché si deformerebbe, si rovinerebbe comunque, quindi di piatto il filo sulla base, poi con il martello e con piccoli colpi di martello, perché qui la forza non è assolutamente necessaria, anzi, calibrando bene questi colpi, insisto su tutta la lunghezza ed in modo particolare sulla parte più arrotondata della monachella. Se voi fate caso, anche le monachelle che comprate hanno un punto in alto esterno che è leggermente più piatto. Questo serve sia per la tenuta della monachella, adesso qui l'ho appena girata dall'altra parte, sia per un fatto, diciamo, anche estetico. Posso sistemare la forma, vedete, se è il caso la rimetto in asse, se è il caso non posso, intervengo sì sulla lunghezza intera della monachella in questa maniera. Vedete? Però non posso intervenire sull'asoletta, su quella tridimensionale, non posso almeno direttamente perché la rovinerei. Allora, un'occhiata veloce da vicino a questa piccola monachella, vedete? Eccola qui, allora c'è l'asola avvolta e la parte lunga che ho potuto martellare con piccoli colpi di martello, forse qualcuna anche più visibile, è anche visibile a questa distanza. E adesso possiamo tornare all'immagine precedente. Vi dicevo che le parti tridimensionali, i piccoli componenti o parti decorative tridimensionali di un orecchino, di un bracciale, eccetera, si possono martellare con un martello di plastica o comunque morbido e avere un minimo di indurimento. Non tanto quanto quando si martella direttamente su un filo, come ho fatto vedere prima, e si modifica la sezione. Però vorrei mostrarvi questo piccolo trucco che io trovo un pochino più efficace in questi casi. Ho preso da vecchi jeans in disuso ormai queste etichette di cuoio, ne ho preso un paio, per la verità uno di questi pezzi non è cuoio, ma voi fate finta che lo sia. Li ho presi e li utilizzo in questo modo, vedete, a sandwich. All'interno ho messo, come potete vedere, il pezzo che intendo indurire, il pezzo metallico, e sopra martello con un martello normale. Do dei piccoli colpi, ogni tanto controllo il risultato, guardo che tutto vada bene in questa maniera. E così riesco ad indurire anche le parti tridimensionali, come questa specie di UFO, questa cosa che non so cosa sia, però è sicuramente tridimensionale. La inserisco all'interno tra un pezzo di cuoio e l'altro, vedete? Posso usare anche altri materiali, il cuoio, la pelle, altre cose di recupero vanno benissimo perché sono elastici, materiali elastici e anche piuttosto resistenti. E poi vedete, sì, qui sto martellando ancora. Questa è l'alternativa, diciamo, a questo sistema. Inserisco quindi il pezzo all'interno di queste due etichette di recupero, chiudo, sigillo in questo modo e poi utilizzo il martello normale, do dei piccoli colpi in questa maniera, vedete? Poi ogni tanto guardo, controllo, giro dall'altra parte. Di sicuro non rovinerò la sezione rotonda del filo, non rovinerò la forma. E quindi otterrò un minimo di indurimento, come vi dicevo, ecco qui, in questa maniera. Poi, se per caso trovate che il vostro oggetto non è più bene perfettamente in asse, basta utilizzare una pinza di quelle con le ganasce morbide. Per rimetterlo, diciamo, in sesto in questa maniera e via. Vi voglio mostrare un caso particolare quando il filo ha perso la forma. Guardate, qui è molto utile invece scusate, il martello di plastica. Posso usare, devo usare in genere un mandrino, una forma, qualcosa del genere, accompagnato dal martello di plastica. Inserisco questa specie di anello che è ovale, ovalizzato all'interno del mandrino e qui utilizzo il martello di plastica per dare una forma. Quindi è molto utile per dare una forma. Senza incidere il metallo, senza modificare la sezione, quindi senza lasciare dei segni visibili e a questo scopo è molto molto utile. E adesso vedrete come risulta alla fine. Eccolo qua. Ciao, alla prossima!